Fiaccolato organizzata ieri sera dalla Lega Nord nella zona di via Fornarina come forma di protesta contro il progetto di inclusione sociale dedicato dal Comune di Faenza alle famiglie Roma, ideato ad una decina di giorni di distanza dal violento episodio avvenuto domenica 25 settembre alla pizzeria da sport.pizza di via Saviotti, scaturito da un litigio con una famiglia Roma e sulle cui dinamiche si esprimerà l'autorità giudiziaria. La manifestazione ieri sera è partita a pochi metri di distanza dall'esercizio commerciale, dal parco attorno al centro sociale Borgo ed è transitata proprio di fronte alle case popolari di via Fornarina, dove risiede una famiglia Roma che ha sposato il progetto casa dell'amministrazione comunale. Ad accompagnare gli esponenti locali della Lega Nord anche il consigliere regionale Daniele Marchetti, il segretario della Lega Nord Romagna Jacopo Morrone e una cinquantina fra cittadini e sostenitori del Carroccio. Anche un anno fa l'avevamo fatta quando era successo un altro episodio spiacevole, sempre causato da persone di etnia Rom. Anche questa volta la cosa è stata ancora più grave, ci sentiamo in dovere di essere vicini alla cittadinanza che si lamenta sia nel quartiere centro-sud per la famiglia che è stata messa in via Corbari, si lamentano anche qui per la difficoltà di integrazione che si ha fra la cittadinanza e le persone Rom. Ecco, l'assessore Luccheroni ha tenuto a precisare che il Rom coinvolto nell'episodio non è uno dei Rom ospitati all'interno del progetto delle case del comune. Cambia qualcosa? Ma queste cose mi fanno abbastanza ridere. Qui è 20 anni che c'è sempre questo problema e non è mai stato risolto. È 20 anni che stiamo qui, che battagliamo per questa problematica e il comune non risolve un bel niente. Che sia dentro una casa data al comune o non sia dentro una casa, il problema esiste. Loro avevano detto che la prima cosa che avevano fatto era educarli e questa cosa non la stanno facendo per niente, anzi sono partiti subito dandogli una casa. Questo per noi è sbagliatissimo, anche perché in questo momento di crisi ci sono tanti cittadini che soffrono e noi diciamo che prima vengano i nostri faentini che i Rom, ecco. Vi hanno accusato di razzismo, una manifestazione stile Ku Klux Klan. Beh, ultimamente mi sento accusato di razzista e populista, eccetera, però sinceramente se difendo diritti che debbono avere cittadini che mi abbiano o meno votato non mi interessa, però difendere i loro diritti mi sembra più che giusto. Se loro si lamentano di problemi, vedono cose che non funzionano e si lamentano, io penso che avanzare le loro portare in consiglio comunale le loro lamentele non mi sembra una deriva razzista, anzi mi sembra anche di buon senso. Quale sarebbe invece la strategia dedicata ai Rom che imporrebbe la Lega? Noi stiamo seguendo tutti i comuni vicini a noi, nel Veneto, nella Lombardia, e qualsiasi sindaco che passa da amministrazione di sinistra a amministrazione di Lega, il problema lo risolve. Chiaramente non lo risolvi dandogli la casa immediatamente, anche perché questa gente qui non rispetta assolutamente le regole, quindi prima di tutto vanno rispettate le regole, queste persone qui vanno seguite dall'inizio alla fine, dall'inizio, e quindi prima di tutto devono dare sicurezza ai nostri cittadini. Ecco. Federico Lega, per Faenza Web TV.